Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica settimanale di Confindustria che di Pescara Rete 8. Nella puntata odierna, l'ultima di questa stagione televisiva, ci occupiamo di un tema quanto mai attuale. Parliamo di sistema pensionistico per capirne le criticità, ma soprattutto le prospettive in un'ottica di riforma di questo comparto che si va ad interfacciare con tanti fattori e ambiti. Ovviamente in primis quello economico. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi, quindi vado a salutare in collegamento l'avvocato Simona Palone, che è avvocato e consulente area lavoro e welfare e capitale umano di Confindustria. Buonasera. In studio abbiamo Luciano Busacca, che è il direttore regionale INPS Abruzzo. Buonasera. Buonasera. E ancora il direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte. Buonasera, buonasera a tutti. Questi sono i nostri ospiti, possiamo entrare quindi nel vivo della nostra trasmissione per dare un quadro iniziale di questo tema che sicuramente non è facilissimo, molto tecnico, però tenteremo di renderlo comprensibile ai più. Quindi la prima domanda per il direttore dell'INPS esattamente è quella di una inquadratura complessiva di questa tematica. Prego. Sì. L'argomento è difficile sicuramente, allora forse è opportuno capire sin dall'inizio un concetto che è forse un concetto tecnico, magari se mi aiuta con una slide che viene proiettata per favorire meglio la lettura dei telespettatori. Allora, il primo concetto è il nostro sistema, la prima domanda, come è finanziato il nostro sistema pensionistico, come è finanziato? Allora, si dice che è un sistema pensionistico a ripartizione. Che cosa significa? Significa che i contributi dei lavoratori attivi finanziano le pensioni che in quello stesso momento vengono erogate. Quindi il nostro sistema è finanziato dai lavoratori attivi, quindi dai giovani e i meno giovani che finanziano coloro che cessano l'attività lavorativa. Questo è fondamentale per capire tutta la tematica del sistema pensionistico. Qual è la situazione che praticamente è fondamentale? C'è un patto fra generazioni, il patto tra i giovani e i meno giovani, lavoratori attivi, che si assumono un impegno, quello di finanziare il reddito di coloro che cessano il rapporto di lavoro. Non c'è un sistema capitalizzazione, cioè non c'è un contributo che viene impiegato nei mercati finanziari, viene investito nei mercati finanziari e poi alla fine della vita lavorativa del lavoratore che ha versato quel contributo gli viene dato il contributo o i contributi versati più l'eventuale rendimento. Questo non è nel nostro sistema. Questo sistema, abbiamo detto, è un sistema capitalistico a capitalizzazione, che è diverso dal regime a ripartizione che dicevo prima. Quindi capite bene che qualsiasi prospettiva di riforma della pensione incide, è vero che incide su coloro che cessano l'attività lavorativa, riguarda quelli che cessano l'attività lavorativa, ma riguarda soprattutto, quasi paradossalmente, i giovani, che sono coloro che finanziano questa riforma pensionistica. Ecco, credo che questa sia la logica per capire bene come funziona il nostro sistema pensionistico e come, alla luce di questa logica, bisogna capire le prospettive di riforma e i problemi che oggi ci sono. Ecco, non so se vogliamo parlare dei problemi sin da subito. Allora, sempre con quell'aiuto di quella slide, possiamo dire che cosa incide? Quali sono i fattori che minacciano quella condizione di equilibrio? Vedete, in quella slide c'è scritto che la condizione di equilibrio del sistema a ripartizione, che è il numero dei lavoratori, il numero di tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, per la retribuzione o reddito medio, per l'aliquota contributiva,
che è quella di volta in volta stabilita nelle varie gestioni previdenziali, deve essere uguale al numero dei pensionati per l'importo medio delle pensioni. Questa è una condizione d'equilibrio. Ora, cos'è che minaccia questa condizione d'equilibrio? Il primo problema è, ma il sistema è in equilibrio oggi? Direi no, perché si vede dal bilancio dell'INPS, praticamente lo Stato tira fuori ogni anno circa, nel 2022 ancora il bilancio non è consuntivo, quindi sono delle notizie, diciamo così, che possono avere qualche variazione. Nel bilancio sostanzialmente abbiamo un trasferimento dello Stato di 154,7 miliardi per finanziare il sistema pensionistico e anche assistenziale. Ora, se togliamo la parte assistenziale, che è giusta che sia finanziata, è giusto che sia finanziata dal trasferimento statale, potremmo, non è facile nell'attuale sistema distinguere previdenza e assistenza, però all'incirca potremmo dire che circa 60 miliardi sono destinati alla assistenza, alla famosa assistenza. 90 miliardi sono sicuramente soldi che lo Stato ci rimette per finanziare le pensioni. Pensiamo alla gestione previdenziale in deficit, agricoltura, commercio, ancora agricole, le gestioni agricole, quelle sono tutte gestioni in negativo che già lo Stato finanzia per pareggiarle. Mi fermo qui o possiamo certo, andare no, alle fermiamoci prossime. Un attimo, abbiamo detto veramente tanto e credo che sia stata una introduzione alquanto esaustiva con la quale vado dal direttore generale di Giosaffatte per capire come tutto questo che abbiamo ascoltato fino adesso ha un riscontro in ambito confindustriale. A lei. Sì, noi abbiamo prodotto già a ottobre 2022 un dossier con delle proposte e con un'analisi oggettiva, così come il direttore Busacca ha già presentato quello che è lo scenario attuale e quali sono le sfide che ci attendono. Innanzitutto la sostenibilità economica e finanziaria di un sistema previdenziale pone tre variabili importanti: la demografia, lo diceva il direttore Busacca, la crescita economica e la produttività del sistema paese, che ahimè fino al 2050, nelle previsioni del Consiglio europeo, del Comitato economico del Consiglio europeo, purtroppo sarà difficile muovere una media di 1,8% annue, da 1,5 a 1,8, e anche il sistema regolatorio. Cioè, noi dobbiamo partire da una base che ci dice oggi, con una previsione, ripeto, 59,2 milioni di abitanti in Italia, saremo nel 2050 circa 54 milioni, poco più di 54 milioni, nel 2070 47,2 milioni di abitanti. Come sosteniamo, riprendendo il discorso che faceva il direttore Busacca, come sosteniamo finanziariamente ed economicamente un aspetto previdenziale che tocca tutti coloro che dopo una vita di lavoro arrivano alla pensione? Lo dobbiamo sostenere con i lavoratori attivi. I lavoratori attivi devono poter garantire il sistema. Noi diciamo assolutamente della neutralità e della parità economico-finanziario e abbiamo visto che almeno 90 sono i miliardi che ogni anno in qualche modo dalla spesa pubblica viene portata direttamente sul capitolo previdenziale. Attenzione, il capitolo previdenziale vale fino al 2021 un terzo dell'intera spesa pubblica nazionale. Valeva intorno alla metà degli anni 90 poco più del 25%, un quarto. Adesso siamo intorno al 34%. Se vedete anche qui i dati Istat, questo addirittura è l'andamento della spesa pubblica per pensione rispetto al PIL, come continua ad alzarsi con un picco al di là del 2020 che abbiamo visto col dato pandemico, e quindi non è, diciamo, da prendere ad esempio quello scorcio del 2020, però è comunque una spesa pubblica che rispetto al PIL continua, per previdenza, continua ad aumentare. Negli anni 80 eravamo intorno all'8%, qualcosa in più, 14%, intorno al 19%, 20-21% stiamo superando di due punti ulteriori l'andamento e il costo. Questo ci deve far riflettere, perché il sistema regolatorio non può che essere un sistema regolatorio che parte, noi lo diciamo sul nostro dossier, dalla riforma del 2011.
Noi dalla riforma del 2011 a tutte le altre situazioni di deroga è l'unico elemento che possiamo verificare dove c'è stata un'effettiva discesa del costo della previdenza. E questo è un indicatore importante, un indicatore che ci fa capire che la strada maestra esiste. Dobbiamo anche capire che però le deroghe che necessariamente ci devono essere, mi riferisco ai lavoratori usuranti o a lavori veramente di una certa pericolosità, ci devono essere anche alle donne. Per alcuni aspetti noi come Confindustria sposiamo anche la linea di opzione donna a determinate condizioni, ma certo con porte aperte di INPS nel 2015 abbiamo verificato che erano 17 le deroghe che in melius, quindi dove in realtà non c'è un equilibrio finanziario da quanto hai versato rispetto a quanto prendi da pensionato, e ne erano ben 17 di deroghe e toccavano sia le casse pubbliche, quindi i dipendenti pubblici, che i dipendenti privati. Quindi in questo ambito, diciamo che siamo bipartisan, queste deroghe noi le dobbiamo controllare. Non c'è più possibilità in qualche modo di derogare senza comprendere qual è l'incidenza, innanzitutto se è oggettivamente derogabile, se sono lavori che oggettivamente non si possono fare a una certa età continuativamente per più di un lasso di tempo, e ce ne sono tanti. Beh, a quelli dobbiamo consentire di poter uscire e cominciare anche a capire non solo alla seconda gamba previdenziale, che è quella privatistica, che deve essere assolutamente in qualche modo una risposta del nostro paese, e quindi ogni lavoratore deve cominciare a pensare che esiste anche una seconda gamba previdenziale, ma dobbiamo cominciare a lavorare sulla staffetta generazionale, sulla possibilità che in azienda, quando ci sono situazioni particolari di lavori usuranti, si dia la possibilità all'azienda di intervenire unitamente anche al sistema pensionistico e quindi accollarsi una parte del costo per un'anticipazione della pensione, però indicando, noi per esempio prevediamo anche il part-time con la staffetta generazionale, però con l'interesse e l'intervento di far entrare in azienda i giovani, perché questo diventa fondamentale. Allora, se parliamo di staffetta generazionale, possiamo consentire un'anticipazione per determinate categorie, un'anticipazione della pensione, naturalmente contenuta nel tempo, noi immaginiamo i 24 mesi, ma che dica dove l'azienda però si impegna in qualche modo a portare dentro i giovani, naturalmente i giovani che devono entrare nel sistema pensionistico, che sono loro che poi finanzieranno anche i pensionati. E quindi questo è un dato importante. L'ultimo dato che vorrei dare è anche la possibilità di aggiungere al versamento contributivo del fondo interprofessionale dello 0,30, che serve alla formazione continua, e noi continuiamo a dire in Italia abbiamo bisogno di una riforma massiva di politiche attive del lavoro, che consenta a un lavoratore anche a over 50 di ricollocarsi facendo formazione quando va fuori dall'azienda, ma dobbiamo poter versare volontariamente, aziende che volontariamente versano in aggiunta allo 0,30 un'altra contribuzione che serve nel momento in cui l'azienda deve ristrutturare all'interno e magari consente all'azienda di anticipare il pensionamento pagando la quota di pensione anticipata al lavoratore per mettere dentro nuove leve. Perfetto, abbiamo seguito questi interventi, abbiamo visto i grafici, capiamo che si tratta veramente di una tematica molto complessa, con tante sfumature, e abbiamo adesso un'altra prospettiva. Andiamo dalla nostra ospite in collegamento, avvocato Palone, per parlare a questo punto di welfare complementare, che si va ad interfacciare con quanto dicevamo qui in studio. A lei. Eccoci. Allora, parlare di welfare complementare, ecco, dato il contesto che hanno appunto evidenziato i colleghi che mi hanno preceduto, è emerso appunto che nel corso degli anni, per come funziona il nostro sistema complessivo di welfare, che necessariamente al welfare pubblico, quindi welfare pensionistico pubblico, all'INPS, eccetera, va affiancato welfare complementare, proprio per garantire una sostenibilità di lungo periodo.
In particolare nell'ambito pensionistico è la previdenza complementare lo strumento di welfare che è stato appunto dal legislatore introdotto in favore di tutti i cittadini della collettività, lavoratori e non, per garantirsi una pensione di scorta, proprio con una normativa che è intervenuta, diciamo, più o meno nello stesso periodo delle riforme dei primi anni 90, le riforme Amato, le riforme Dini del 92 e del 95, che hanno introdotto per la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico la modifica del calcolo della pensione pubblica, quindi passando dal sistema retributivo a quello contributivo. Ovviamente scelte necessitate, ma dolorose, perché appunto incideranno e stanno incidendo, incideranno ancora di più in futuro su quello che è il trattamento pensionistico obbligatorio, che si riduce diciamo significativamente. Da qui, con il decreto legislativo 124 del 93, il legislatore appunto introdusse, istituzionalizzò la previdenza complementare, quindi la possibilità di crearsi una pensione scorta tramite l'adesione ai fondi pensione. E, tra l'altro, c'è una sentenza bellissima della Corte Costituzionale, la 193 del 2000, che ha diciamo, sancito anche diciamo, il valore costituzionale della previdenza complementare, a suggellare proprio quella necessità, la necessaria sinergia tra pubblico e privato nella costruzione di un welfare, diciamo, complessivo. Il decreto legislativo 124-93 introdusse appunto la prima normativa specifica sui fondi pensione, su cui poi è intervenuto quello che chiamiamo ormai testo unico della previdenza complementare, il decreto legislativo 252 del 2005, che ha confermato diciamo, la volontarietà della scelta di aderire ai fondi pensione e ha, in particolare, cosa molto importante, ha confermato che il TFR è la principale fonte di finanziamento nell'ambito ovviamente dell'impiego privato dei fondi pensione. Ora, previdenza complementare, fondi pensione, nel nostro sistema i fondi pensione sono diciamo di tre tipologie. I fondi di pensione negoziali nati nell'ambito della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali, e dei fondi di pensione negoziali di nuove istituzioni, quindi post 93, che sono più di 30, la maggior parte sono nati nell'ambito del sistema associativo Confindustria. Confindustria, infatti, sin dal 93 diciamo, fu molto attiva nella costruzione di fondi di pensione di natura negoziale tramite appunto l'istituzione e la contrattazione di categoria o anche aziendale di forme pensionistiche dedicate a diciamo, tutti i settori diciamo, merceologici del sistema associativo. Ci sono poi fondi aperti che sono invece istituiti da banche e assicurazioni e i piani pensionistici individuali. Concentrandoci sul tema dei fondi di pensione negoziali, proprio del sistema associativo, rappresentano una eccellente realtà, che dal 2005 in poi è cresciuta notevolmente. Oggi sono iscritti su un totale di diciamo 9 milioni di iscritti ai fondi pensione in generale, oltre 3 milioni e 800 mila persone. È una realtà che ha un accumulato in termini di risorse, di dimensioni patrimoniali di oltre 66 miliardi di euro. E è una realtà che garantisce, ha garantito buoni rendimenti che hanno nel lungo periodo anche battuto la rivalutazione del TFR che rimane in azienda e a bassissimi costi. Quindi è una realtà importante che naturalmente, diciamo, se andiamo a guardare i numeri, che sono numeri dati dalla COFOVIP, la Commissione di Vigilanza dei Fondi di Pensione, quindi c'è anche un'autorità dedicata al settore che garantisce appunto un controllo, una verifica, una trasparenza e una correttezza di comportamento per tutte le forme pensionistiche complementari, appunto i risultati, la costruzione del sistema diciamo, è in continua crescita. Tuttavia, se guardiamo appunto ai numeri che riguardano il percentuale di forza lavoro e impiego privato, abbiamo oltre un 30% di lavoratori coperti dalla previdenza complementare. Naturalmente, alla luce anche di quello appunto, che rappresentavano i colleghi, invece è urgente intervenire affinché la copertura cominci a diventare molto più ampia, se non totale, proprio in ragione di quelle necessità di cui parlavamo, l'urgenza di andare ad integrare proprio la pensione pensionistica, la pensione pubblica, insomma, che vedrà dei trattamenti sicuramente meno generosi di quelli del passato. Per cui ecco di qui noi abbiamo visto con favore anche l'apertura di un tavolo da parte del nuovo governo, un tavolo pensioni,
che appunto ha ad oggetto non solo il primo pilastro, ma anche il secondo pilastro del servizio sulla previdenza complementare, partendo dallo stato dell'arte attuale, per poter individuare delle possibili soluzioni, degli interventi che vadano a sollecitare un incremento ulteriore delle adesioni. Naturalmente in questa ottica complessiva, diciamo, uno degli tra gli strumenti, sicuramente attingendo anche agli esempi del passato che possono dare una mano, è sicuramente una campagna informativa previdenziale di carattere istituzionale, piuttosto che l'avvio di un nuovo semestre di silenzio assenso. Già nel 2007 furono strumenti utilizzati e diedero un grande risalto alle adesioni. E quello che è importante, come diceva appunto il direttore di Confindustria Chiatti Pescara, è quello appunto di intervenire in particolar modo sul bacino di potenziali aderenti, sui giovani in particolare, ma anche su, diciamo, le persone ancora che occupate non hanno ancora diritto alla previdenza complementare. Gli studi recenti ci dicono che Brevemente, avvocato, brevemente. c'è una resistenza all'adesione dovuta anche a una scarsa conoscenza di come funzionano i fondi, a una scarsa fiducia ai mercati finanziari, oltre che a una mancata percezione dell'importanza effettivamente di crearsi una pensione di scorta. Quindi su questo è bene invece intervenire. Perfetto, l'ho interrotta perché volevo approfondire appunto il tema dei giovani e delle donne con il direttore Busacca. A Sì, lei. guardi, è estremamente importante nel sistema di equilibrio è che il numero dei lavoratori cresca. Ora, dove può crescere il numero dei lavoratori? Il numero dei lavoratori, innanzitutto, come diceva il direttore Giusaffarte, giustamente diceva, è attaccato questo numero dei lavoratori, è messo in pericolo, diciamo così, dalla grave crisi demografica. Lei deve pensare, dottoressa, che quest'anno, nel 2022, abbiamo una crescita la più bassa di tutto il periodo dopo la Repubblica, praticamente meno di 400.000 nati. E stiamo mettendo in pensione coorti di persone, quelle degli anni 60, dove i nati negli anni 60, gli inizi degli anni 60, fine anni 50, erano oltre 1 milione. Quindi si rende conto che nascono quest'anno, nel 2022, 400.000 persone, meno di 400.000 persone, mettiamo in pensione oltre 1 milione di persone. Stiamo mettendo in pensione oltre 1 milione di persone. Allora è evidente che bisogna far crescere il numero dei lavoratori. C'è una crisi demografica. Come si combatte la crisi demografica? Uno strumento che universale, che ci siamo dati soltanto nel 2022, è stato l'assegno unico universale, l'assegno che cerca di favorire le famiglie che fanno nascere i propri bambini. Siamo a un assegno che ancora ha dimensioni molto poche, è la strada giusta, ma è molto ridotta. Lei si immagina con un ISEE di 6 a 15.000 euro, c'è un assegno pari a 175 euro mensili. In Francia siamo quasi arrivati a 600 euro mensili per ogni figlio e mantenuto fino a oltre la maggiore età. Capisce che allora bisogna favorire la natalità, i soldi pubblici, dobbiamo trovarli in questa direzione, non per ridurre le forme, come dire, o meglio, ridurre i requisiti di accesso alle pensioni. O addirittura calcolare anche in maniera generosa le pensioni, quindi parleremo poi dopo delle riforme pensionistiche. Abbiamo bisogno di aumentare la nascita e quindi poi i lavoratori, perché in Italia abbiamo poi un altro problema, che non solo ne nascono pochi, ma quelli che nascono non trovano neanche lavoro. Abbiamo il 60,5% di tasso di occupazione, la media europea è del 70%. Quindi nascono pochi giovani, quanto questi sono nell'età di lavoro, abbiamo una scarsa capacità di occupazionale. I giovani vanno via, scappano, vanno via. Ecco, questi sono. E allora cosa bisogna fare per aumentare il Brevemente ci numero? Due dica, ultime considerazioni, mi consente. Allora, la natalità, il servizio, bisogna trovare risorse per investire nei servizi alla famiglia, asili nido, scuole per l'infanzia. Bisogna trovare anche la capacità, la stessa immigrazione.
Ma la stessa immigrazione è un modo per far arrivare più lavoratori. Certo, l'immigrazione è regolare. L'immigrazione che coniuga il verbo accoglienza. Ma non c'è dubbio che ci sono imprese che hanno bisogno di lavoratori che oggi gli italiani non vogliono fare più o non si trovano. Parlo dei lavoratori nell'agricoltura, nei lavoratori nell'edilizia, parlo dei lavoratori delle badanti, parlo dei certi lavori domestici. Ecco, queste bisogna pensare a due modi per incrementare la natalità, il favorire la natalità con i servizi, con gli investimenti e con i provvedimenti. L'assegno unico è uno strumento, bisogna incrementarlo, arrivare come in Francia. E l'altro sistema è l'immigrazione, quella regolare, quella programmata, quella che serve anche alle imprese perché non trovano il lavoro. Questo è un modo di, come dire, finanziare il sistema pensionistico. Lavorare sul numero dei lavoratori. Un altro modo, e finisco, dottoressa, capisco chi occupa, ma è un tema particolare, occupo forse più del mio tempo. I salari e gli stipendi sono bassi, bisogna alzare la produttività, ma come si fa questo? Trovando risorse pubbliche per fare buoni investimenti. Ma se le risorse pubbliche le impieghiamo per finanziare pensioni, ma sembra che questo possa essere il rischio, è che questo è un paese che pensa agli anziani. La domanda potrebbe essere, ma loro non finanziamo le pensioni? No, occorre finanziare le pensioni nella misura adeguata. Quindi se si parla di riforme, il mio primo problema da cittadino, prima che da tecnico, ovviamente sono mie espressioni personali, non certamente non rappresento l'istituto, è quello di capire, ma quanto si va in pensione? Chi va via porta il suo come pensione o porta qualcosa di più? Perché questo qualcosa di più lo pagano i giovani, lo pagano i lavoratori attivi, i giovani e meno giovani. Direttore, la devo fermare perché ci rimangono veramente pochi minuti, la ringraziamo per questo intervento così copioso. Adesso vorrei riallacciarmi a quanto diceva lei prima relativamente all'inverno demografico, all'immigrazione e alle politiche per la famiglia. A lei, direttore di Giosaffatte. Sì, io mi concentrerei proprio sull'immigrazione perché il direttore Musacca ha toccato dei temi importanti e con la massima chiarezza. L'immigrazione in Italia deve essere un'opportunità e non può essere assolutamente un problema. Lasciamo perdere poi gli aspetti politici, adesso parliamo dell'aspetto previdenziale. Noi abbiamo l'8,9% di stranieri, cittadini stranieri che vivono in Italia. Di questi il 56%, dati Istat nel 2021, il 56% è qui per lavoro. Sono circa 5 milioni, di questi 5 milioni, 3 milioni, circa 3 milioni e mezzo sono lavoratori attivi che hanno versato, ultimo dato certificato, ma ce ne sarà uno a breve, nel 2013 10,9 miliardi di euro a livello previdenziale e hanno sostenuto la pensione di, questo è il calcolo che è stato fatto, di 620.000 lavoratori. Quindi se parliamo di una risposta alle categorie di lavori che gli italiani non vogliono più fare e per le quali l'Italia è diventata una delle potenze del nostro sistema europeo e mondiale, cioè a cominciare dalle costruzioni, ma per arrivare anche alle grandi infrastrutture nel mondo, noi abbiamo necessità di avere una immigrazione regolare che venga accolta in Italia per dare loro uno sbocco lavorativo che i nostri italiani non vogliono più fare. Ed è, voglio dire, legittimo questo, ma non possiamo pensare di sostenere il sistema nostro, previdenziale, prescindendo dall'aspetto dell'immigrazione, con i dati della demografia che ci siamo dati proprio all'inizio, all'apertura di questa trasmissione, di questa puntata. Altro aspetto, loro come immigrati nel nostro paese, 3.460.000 lavoratori stranieri hanno un valore aggiunto di 95 miliardi, 6,5% del nostro paese valore aggiunto nella produzione, 95 miliardi di
euro e hanno versato verso ogni anno 6,9 miliardi di IRPEF. Quindi sono dati oggettivi a cui noi non possiamo assolutamente girare la testa da un'altra parte, perché questi dati servono a sostenere il sistema previdenziale dei lavoratori che andranno in pensione e che sono per la maggior parte italiani, perché l'età media dei lavoratori stranieri in Italia è bassissima, quella invece italiana, ahimè, è alta. Noi abbiamo, nel 2050 avremmo quasi il 35% di over 65 nel nostro paese che andranno in pensione, e quindi dobbiamo rispondere in questi termini per il bene dei nostri lavoratori che andranno in pensione. Il concetto è chiaro, vado dall'ospite in collegamento con la quale mi scuso, veramente una chiosa velocissima perché come ha visto qua in studio abbiamo detto tantissimo. A lei, Pallone. Velocissima, per quanto riguarda le esigenze che possono essere familiari o tutela del rischio lavoro, e torno appunto sul tema del fondo di pensione, la previdenza complementare non è disciplinata solo per erogare la pensione, la prestazione finale, ma prevede tutta una serie di prestazioni intermedie che possono andare appunto a tutela della famiglia, e tant'è vero sono concesse anticipazioni nel caso di acquisto, ristrutturazione casa per l'iscritto per i figli, anticipazioni per spese sanitarie per l'iscritto per i figli, nonché possibilità di riscatto dell'intera posizione accumulata in caso di dimissione o licenziamento, riscatto parziale in caso di adesione al contratto di espansione, piuttosto che riscatto in caso di invalidità permanente o disoccupazione, riscatto totale per disoccupazione oltre 48 mesi e riscatto parziale per disoccupazione sotto i 48 mesi. Quindi sono tutta una serie di misure, di tutele che in qualche modo rendono ancora più importante incrementare le adesioni, quello che dicevamo, in particolar modo dei giovani e delle donne che sono le figure più deboli sul mercato del lavoro. In quest'ottica appunto ritorniamo sul tema di una informazione più ampia possibile sulle potenzialità e sulla disciplina multifunzionale dei fondi pensione in un'ottica molto ampia davvero che va non solo a tutela del sistema pensionistico ma ormai anche del sistema di protezione sociale. Grazie avvocato, grazie mille per la collaborazione e approfitto per salutarla, quindi saluto qui in studio gli ospiti che sono intervenuti, quindi il direttore Luciano Busacca, grazie per il suo intervento, grazie. E ancora il direttore generale di Confindustria Vecchia di Pescara, Luigi Di Giosaffatte. Buonasera. In regia i ringraziamenti vanno a Danilo Cinquino per le riprese ad Andrea Di Fabio. Ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito in questa stagione. Buon proseguimento con la programmazione di Rete 8.